Ballet Park è un paesino americano di quelli dall'aspetto disincantato, tranquillo anziché no, in cui andresti più per ritirarti alla fine di una carriera che al momento di iniziarne una. Hazzard è un agente immobiliare che decanta ai nuovi arrivati le virtù del borgo, ma non ci vive. Ed Elliot Nails ha un figlio, Tony, che di punto in bianco ha deciso di mettersi a letto e di non alzarsi più. Di fronte a un libro che non sia entusiasmante, siamo tentati di lasciar perdere. Ma c'è sempre qualcuno che, avendolo apprezzato, dice: vai avanti, alla fine ne vale la pena. È un modo strano di intendere la lettura. La voglia che il lettore ha di leggere va alimentata pagina dopo pagina. E questo è un compito dell'autore. Alla fine è troppo tardi. Se a pagina 90 non è ancora successo niente, penso di aver già dato abbastanza fiducia all'autore. Le descrizioni ammalianti di John Cheever andranno forse bene nei racconti, ma in un romanzo il ritmo è un elemento indispensabile e Ballet Park non ha affatto la rapidità del proiettile.